Amici velisti, siamo a Porto San Giorgio presso la Lega Navale per il campionato italiano di vela categoria Fly Dutchman. Tantissimi gli skipper che in questi 3 giorni hanno solcato il mare sangiorgese. Grandi successi anche che si confermano per il circolo sangiorgese presieduto da Carlo Iommi e quindi ancora un grande prestigio per la Lega Navale. Noi adesso andremo a ascoltare un po' le emozioni e sentire i diversi personaggi che hanno partecipato a questa fantastica manifestazione velistica. Quindi rimanete con noi. Perciò tu non puoi andare dritto verso la boa, devi andare un po' a sinistra, un po' a destra, e però alla fine devi arrivare alla boa.
Abbiamo l'onore di avere il primo cittadino di Porto San Giorgio, neo riconfermato, e quindi a lui la parola per un saluto. Grazie. Grazie Presidente, scusate, ho voluto accelerare perché avevo degli impegni in una giornata un po' particolare oggi, però volevo esserci per testimoniare insomma la vicinanza dell'amministrazione comunale a questa realtà storica della nostra città, che ancora una volta negli anni riesce sempre a distinguersi nell'organizzazione di manifestazioni sportive di grande livello. È un onore aver avuto 31 equipaggi in questo campionato italiano, veramente un numero notevole, e quindi siamo molto felici di avervi ospitato qui alla Lega Navale di Porto San Giorgio. E ancora più felice perché il quinto classificato, Ita 94, Eustachi Pierfrancesco, Rossi Paolo della Lega Navale Italiana di Porto San Giorgio. Complimenti. Premio il sindaco, foto per cortesia di rito. Grazie. Quarto classificato, un altro equipaggio della Lega Navale Italiana di Porto San Giorgio, Silvestrini Luigi Maria, Francesco Ciuccarelli, il comandante della capitaneria, il sindaco. Terzo classificato, quindi iniziamo al podio di questo campionato italiano, Alberto Barenghi, Gabor Coles della società Canottieri Lecco. Bravi. Complimenti. Il podio
podio un po' piccolino per i singoli, però cerchiamo di starci, grazie. Secondo classificato, Roberto Cipriani, Rinaldo Rinaldi De Fraia della Vela Peschiera, premio il consigliere addetto allo sport Andrea Giammarini. Complimenti. Primo classificato, Nicola Vespasiani, Francesco Vespasiani dell'associazione Velica Bracciano. Ed ora il titolo italiano, sempre a Nicola Vespasiani e Francesco Vespasiani dell'associazione Velica Bracciano. È riuscito il sole, quindi abbiamo qualche secondo in più. Vorrei ringraziare i giudici con un piccolo omaggio della Lega Navale, il presidente Franz Palma. Grazie presidente. Comitato Anna Merlini. Eugenio Fagnini. Massimo Stolfa. Un ricordo per la capitaneria. Vorrei ringraziare ancora tutti per la presenza, vorrei ringraziare il presidente dell'Associazione Nautica Picena, a cui vorrei lasciare un ricordo della Lega Navale di Porto San Giorgio, l'altro circolo di Porto San Giorgio, quindi un ricordo per questo campionato, per la vicinanza che abbiamo, grazie presidente. Adesso abbiamo... E sono con i campioni italiani di vela Deutschmann, con i Vespasiani e Vespasiani. Quindi oggi tanta emozione per questa fantastica giornata dedicata alla vela. Sì, oggi è la giornata conclusiva, è stato un campionato lungo, difficile, livello molto alto, però siamo stati all'altezza e siamo stati contenti del risultato, insomma. Quali sono state le difficoltà che avete incontrato? Ma come al solito gli avversari, tutti preparati, sempre al massimo. Niente, sono poi chiaramente le condizioni meteo che non sono mai ottimali. Beh Carlo, che dire, voi avete avuto dei grandi successi che si confermano quindi per il club che tu stesso presiedi, quindi anche per te la stessa domanda, quali sono le tue emozioni? È stato un grandissimo campionato, non c'è stato molto vento perché purtroppo siamo incappati in un fine settimana di bolla di calore, adesso abbiamo una bolla d'acqua sopra la testa. Però
però abbiamo disputato 7 bellissime prove, soprattutto regolari, che è questo l'importante per chi regata, avere un campo di regata che non facilita alcuni magari a discapito di altri. Il campo è stato pulito, abbiamo avuto modo di fare 7 bellissime regate con venti medio-leggeri e purtroppo il vento degli anni passati questa volta ci ha lasciati, ma è stata lo stesso una grandissima soddisfazione perché i forti hanno sempre vinto. Beh, però anche per voi appunto sono rimasti dei successi, quindi oltre ad avere loro che sono i campioni abbiamo anche una soddisfazione in casa. Sì, sì, abbiamo una grandissima soddisfazione in casa perché i campioni italiani uscenti Eustachi Rossi sono arrivati quinti, Silvestrini Ciuccarelli sono arrivati quarti e io che sono l'ultima ruota del carro, piccolino piccolino, dopo tanti anni che non andavo più in barca, ho fatto un 12° insperato. Si vuol dire che anche noi abbiamo iniziato da qua, da nostro padre, nostro zio, ma le nostre origini sono di qua, quindi... Ah, quindi tutto inizia da Porto San Giorgio. Inizia da Porto San Giorgio, dalla Lega Navale di Porto San Giorgio. Ecco, bravo. Si conferma ancora un fiore all'occhiello, Carlo. Sicuramente, la Lega Navale di Porto San Giorgio, che ne dicano i nostri detrattori, è uno dei circoli, grazie a Dio, più belli d'Italia, sicuramente più belli d'Italia, con un campo di regata stupendo, con dei ragazzi veramente validi che ci coadiuvano, vanno per l'organizzazione sia in terra che in mare, perché organizzare manifestazioni del genere bisogna avere un po' di pratica e noi, ringraziando Dio, l'abbiamo. Già posso anticipare che il prossimo anno abbiamo assegnato il campionato italiano Master Fin, che è una grossa manifestazione che sarà disputata da circa 50 imbarcazioni, quindi un grosso successo già per l'anno prossimo abbiamo in cantiere. Quindi una manifestazione in crescendo. Un circolo sempre in crescendo, che ormai alla soglia dei suoi 80 anni è sempre giovane, non tramonta mai. È una tradizione soprattutto da tramandare, perché qui abbiamo un esempio, no? Appunto tutto nasce da qua, quindi sarà tramandato anche alle vostre generazioni, futuri veristi, spero. Da qui e dal Flandochman, che è una barca che ci lega tutti, soprattutto il presidente Silenzi, che è il costruttore locale di Flandochman di legno, bellissimi, che sono dei violini a guardarli. Tutto molto bello, un'organizzazione fantastica, siamo stati molto molto bene.